usata, ma non usa, una sua speciale tenda da bici priva di pali. La mattina dopo fa freddo e piovigina. Intorno vediamo della neve caduta nella notte. Partiamo, il morale si è abbassato e abbiamo la salita di ieri nelle gambe. Facciamo tutti fatica. Abbandonato il lago, dobbiamo salire fino ai 5.010 metri del Caro Pass. Superiamo il passo poco ospitale, senza quasi fermarsi, ma ci fermiamo poco sotto, dove uno stuba segna la fine di uno spettacolare ghiacciaio. Qui ci troviamo in compagnia di tantissimi turisti cinesi. Arriviamo direttamente al campo per il pranzo, ed è una fortuna, perché un'insistente pioggia scenderà poi fino alla mattina. L'indomani ci prepariamo a partire in un campo ancora bagnato. Fortunatamente non piove, la temperatura è mite e il cielo si sta aprendo. Ci aspettano alcuni giorni con lunghe percorrenze e bassi dislivelli. Attraverseremo tutta la parte centrale dell'altopiano, dove sono le principali città dopo Lhasa. Lungo la strada rimaniamo incantati da un villaggio fantasma che si trova lungo le sponde di uno dei tanti laghi. Superiamo un breve passo e poi da qui scendiamo veloci fino a Gyantse. Arriviamo in hotel prima di pranzo e quindi abbiamo tutto il pomeriggio per visitare la città, che si presenta intrigante nel suo gioco tra vecchio e nuovo, fra benessere e povertà. Strade vicino al monastero abbiamo un contatto con la comunità tibetana che vive sospesa tra antica e moderno. Da una parte la vita pseudo-rurale, gli animali a riscaldamento con le fatte, dall'altro l'energia elettrica, l'acqua corrente e la televisione. Da una parte la rassegnazione fatale di chi ha sempre vissuto nelle condizioni limite dei 4.000 metri, dall'altra la sirena del benessere e dell'operosità cinese. Il giorno successivo, con una tappa integralmente piana, raggiungiamo Shiganse. Viaggiamo con una media sul filo dei 30 orari ed arriviamo prima di pranzo, quindi pomeriggio libero da dedicare al turismo. Quando raggiungiamo il monastero siamo scettici sul valore della visita, sembra una ripetizione. Invece no, rimaniamo pian piano incantati da un'atmosfera tutta particolare. Qui risiedono centinaia di monaci di tutte le età, da veramente anziani a dei bambini, e non pochi sono gli adolescenti che popolano gioiosamente le strade ed i luoghi di culto. Il 19 agosto ripartiamo per l'ultima facile tappa. Attraverso una lunga valle raggiungiamo nuovamente la Friendship Highway,
e con questa il campo lungo un fiume. Dopo due notti in città ed hotel, viviamo volentieri un campo con i suoi riti e il suo contatto diretto con le genti locali. Difficoltà tornano gradualmente e superata la pietra miliare del chilometro 5000 saliamo lo Yalung Pass a 4520 metri per poi attraverso una lunga e calda valle arriviamo al chilometro 5063 alla base dell'Alk Pass. Il campo è posto vicino alla comunità nomade, ci osserviamo a vicenda garbatamente di nascosto. Poi Sandra, armata di quaderni e penne, riesce a coinvolgere i bambini e scopre che vanno a scuola e conoscono alcune parole d'inglese. È fatta, la maestra prende il sopravvento. Il 21 agosto, la giornata è limpida, la temperatura molto bassa. Oggi ci aspetta una salita di oltre 30 km fino al punto più alto del viaggio, 5220 metri dell'Akpa Pass. Per strada incrociamo un paio di villaggi. Qui le condizioni di vita sono veramente limite. Freddo, polvere e una patina di sporco ricopre tutto. Più in alto le valli sono popolate da nomadi con i loro yaks. Il passo è in ospedale, quindi veloci foto di rito e giù, verso l'Everest, che adesso non è lontano. Stanotte dormiremo a Shegar, l'ultima località prima del parco. Il villaggio ha l'aspetto della frontiera verso l'impervio, sopravvive vendendo ai turisti ed alpinisti in transito. Intorno ai poveri bazar si affollano poveri e disperati, così la sera siamo sorpresi di trovare un grazioso ristorantino pulito ed accogliente in cui siamo gli unici clienti. Da qui inizia la parte più attesa del nostro viaggio. Sarà anche la più dura, perché all'altitudine, al freddo, si aggiungerà una strada sterrata e piena di buche, veramente dura da percorrere. La porta verso l'Everest è rappresentata dal Pang Pass, con i suoi 5170 metri. Per arrivarci la salita è bellissima. Si snoda su 42 tornanti, in un ambiente immenso, dove il vento è spesso l'unico compagno. Su al passo abbiamo la sensazione di cosa avrebbe potuto essere in inverno con l'aria terza. Ora una banda di nuvole ci taglia in due il panorama, concedendoci solo sprazzi di Makalu e l'apice sommitale del Monte Everest. Mani benne.